Importante partecipazione di bikers tarantini ieri a Picerno per la Gran Fondo Monte di Foi, seconda tappa delle Marathon di Bici in Puglia. Abbiamo ascoltato il coordinatore Giovanni Punzi e gli organizzatori Marco Martinelli e Antonio Carella. È un'accoglienza straordinaria, davvero complimenti come sempre alla SD Riccio di Picerno, all'instancabile Antonio Carella, al neopresidente che ho appunto conosciuto e a cui ho fatto rivolto anche i miei complimenti per la bellissima organizzazione, un percorso estremamente faticoso, con una bella novità quest'anno, caratterizzata appunto dalla partenza real time avvenuta dalla piazza centrale del paese di Picerno. Questo proprio per dare un segnale appunto anche a chi vive in questo territorio, della presenza di un'attività e una disciplina sportiva che magari avviene già da tempo, già da 4 anni oramai, e magari rimane isolata in un monte. Come tutti gli anni, penso che abbiamo organizzato in modo abbastanza, diciamo, Io direi impeccabile. vabbè, impeccabile no, però diciamo abbastanza puntiglioso. Poi lui vi dirà qualcosa sul percorso, così perché lo conosce di più che l'ha fatto lui. Grazie innanzitutto a chi è ritornato e ai nuovi partecipanti. Nonostante abbiamo riproposto un solo percorso, quindi soltanto la Gran Fondo, i numeri ci hanno pienamente soddisfatti perché siamo quasi a 100 biciclette che percorrono il nostro territorio e il nostro circuito, come diceva Marco, è stato studiato in modo tale da poterlo far. È difficile, nel senso che ci sono delle belle salite con delle pendenze, però non è molto lungo, quindi dà la possibilità ai più forti di andare avanti e come dire, Di di esprimersi al meglio, di dimostrare il loro impegno, quindi il loro allenamento che fanno durante tutto l'anno, e i meno, diciamo, allenati di poter fare il loro percorso e divertirsi in primo luogo. Questo è uno sport per tutti.